Per me questo premio è un onore riceverlo perché vuol dire che qualcuno ha preso in considerazione la mia persona sia come artista che come uomo. E per me è un onore essere qui. Ringrazio il comitato del premio Vincenzo Crocitti, ringrazio il direttore Francesco Fiumarella che è stato uno delle persone che mi ha scelto per ricevere questo premio e per me è un grande onore essere qui. È un premio molto importante ed è l'inizio di un nuovo percorso. Tu per caso hai un ricordo particolare dell'attore Crocitti, oppure qualche film che ti ha lasciato un ricordo particolare, un'ispirazione? Assolutamente sì, il piccolo borghese, oppure quando anche ha recitato insieme al grandissimo Alberto Sordi, che non da poco sono stati due grandissimi attori della commedia italiana dagli anni 80-90 e che a noi giovani attori ci stanno formando e ci formano continuamente per darci nuove esperienze, nuovi punti per riuscire a fare bene questo mestiere che è veramente difficile da fare. Questo premio può rappresentare per te sia uno stimolo e anche un'occasione per farti conoscere ancora di più al pubblico, soprattutto degli addetti ai lavori. A questo proposito, tu hai già dei progetti in corso di cui ne vuoi accennare? Assolutamente sì, per me questo premio è un punto di partenza, mantenendo sempre i piedi per terra e l'umiltà, anche perché ci vuole veramente tanto per costruirsi e un niente per distruggersi. I prossimi progetti sono un film che dovrò girare negli Stati Uniti con la regia di Luca Creta e si chiama The Beauty from Your Eyes e dovrei avere anche altri progetti in cantiere teatrali e cinematografici. Tu nasci prevalentemente dal teatro, però come ambizione prediligi soprattutto o il teatro, il cinema o la fiction, oppure non hai preferenze particolari? Allora, nasco come attore teatrale, sono un attore teatrale e penso che un attore possa cimentarsi nelle varie forme artistiche, sia dal teatro per poi passare al doppiaggio, al cinema e alla televisione, fiction, serie TV. E questo sta nell'abilità dell'attore nel momento in cui si mette in gioco e si approccia al lavoro che deve affrontare. Ovviamente il teatro e il cinema sono due mondi diversi, ma hanno la stessa direzione. Secondo te esistono dei modelli attoriali a cui ispirarsi e nel caso se è un attore di riferimento? Uno si possa ispirare, sì. Assolutamente, uno dei miei più grandi attori internazionali che amo è Robert De Niro, oppure Heath Ledger che purtroppo è scomparso. E lui sono attori veramente forti. Come attori italiani invece amo tantissimo Tony Servillo, Marcello Mastroianni, Favino. Ci sono grandissimi artisti italiani che possono veramente lasciare il segno a noi giovani, come è stato Vincenzo Crocitti. E vorrei approfittarne per salutare Saverio Malara, un grandissimo attore italiano che è stato anche lui premiato al premio Vincenzo Crocitti 2 anni fa e che siamo amici e che lui ogni giorno mi sprona ad andare avanti e vorrei ringraziare anche il mio agente Emilio Paternostro che è come un padre che mi tiene sempre con i piedi per terra e ogni giorno mi insegna a fare bene il mio mestiere. Grazie di essere tra noi, aspetta che prendo il microfono. Dunque, il premio per Andrea qual è? Perché c'è un Andrea Salerno è attore emergente per il teatro. Perfetto, Grazie. benissimo. Cimenti poi non solo nel teatro, perché sappiamo bene che il teatro non dà sufficientemente da vivere, per cui bisogna diversificare parecchio, giusto? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie. Sì, io sono molto onorato di essere qui questa sera anche perché è un premio molto importante, soprattutto perché vorrei ringraziare Francesco Fiumarella, che è il direttore del premio Vincenzo Crocitti, vorrei ringraziare tutto il comitato e sono veramente felice perché per noi attori è veramente importante essere presi in considerazione e perché è un mestiere, come diceva lei prima, molto difficile, però
questi eventi servono a questo e sono molto contento perché penso che con l'umiltà e i piedi per terra si può arrivare sempre più avanti. Bravo, complimenti. Il fatto di avere i piedi per terra è sicuramente importante, perché poi appunto se uno si ostina a voler fare solo teatro rischia di avere delle grosse difficoltà. È chiaro che io quando ho iniziato molti anni fa pensavo di fare solo teatro, invece ecco qua che lavoro con la mia voce, presento, insomma, e poi anche bello, tutto sommato è anche bello perché poi ci si scopre in realtà molto diverse e talvolta ci piacciono parecchio. Bene. Professore. Arianna Valentini, prego. Arianna Valentini, che ormai possiamo dire è un'amica. È una di famiglia, no, anche lei. Ormai. Eccola qui, Arianna. Ciao, Arianna, benvenuta. Attrice, giornalista, speaker, prego. Buonasera a tutti, questo è ovviamente il secondo anno che vengo a fare la testimonial. Sono contentissima perché ormai per me è veramente una famiglia qui. Cioè, grazie. Il Vincenzo Crocetti ci viene una volta e non lo lasci più, guarda, veramente. Crea dipendenza. È vero, una vera dipendenza, che ovviamente è bellissima, una dipendenza stupenda. Niente, io ho già intervistato questo ragazzo tempo fa, perché come speaker radiofonico, però anche come giornalista l'ho intervistato. Che cosa dire? Dove stai a guardare? Te lo do dopo il premio. Tu devi guardare me adesso. Il ragazzetto vuol guardare di là. Niente, cosa dire? Per me è un onore anche quest'anno essere qui. Sono contentissima e sono contenta anche di essere testimonial per un giovane emergente, chiamiamolo tra virgolette, che spero che sicuramente diventerai un grande, ovviamente, attore famoso, te lo auguro come a tutti quanti quelli che sono presenti. Niente, prendiamo questo premio e ovviamente ti chiedo solo una cortesia, fare un saluto a Vincenzo Crocetti, che è importante, perché ricordate, tutto quello che voi, io da attrice te lo dico, magari non si hanno tante possibilità, non si viene manco molto notati, ma nel momento in cui si riceve un premio come questo, che io lo chiamo un premio d'amore, perché io credo che Vincenzo Crocetti è anche a onor di Francesco Fiumarella, che ha dato amore a questo premio, perché è un premio veramente che ve lo dovete portare nel cuore, assolutamente, ma veramente nel cuore, è importantissimo. Io ti do come testimonial questo premio e te lo voglio dare con un grande affetto. Grazie. E sperando e augurandoti il meglio di diventare quello che è. Un saluto. Grazie. Devo fare un saluto assolutamente a Vincenzo Crocetti, perché è stato un attore straordinario e per noi giovani attori è un esempio da seguire, non solo come artista ma anche come uomo. Grazie ancora. Bene, cara Daniela, procediamo con la nostra scaletta.